Il numero 73 di altre visioni di questo luglio assolato si apre con una notizia della stampa.it il 15 luglio, in cui si informa che Angela Merkel, premier tedesco, chiede controllo in cambio degli aiuti economici agli scriteriati paesi europei. Se vogliamo aiutare una persona in difficoltà, è molto probabile che questa persona non sia in grado di capire cosa fare, per cui deve affidarsi al salvatore. Ma se questo salvatore gli chiedesse il portafoglio prima di salvarlo? Ancora il 15 luglio su ung.it si riferisce del ministro dell'Università e della Ricerca, Profumo, che continua nelle sue performance e sentenzia che i fuoricorso all'università sono un problema culturale. È un paradosso che si parli di problema culturale per i fuoricorso quando il lavoro giovanile in Italia è una risorsa sempre più rara e non sono i giovani a gestire il mercato del lavoro. Viene il sospetto che il problema non siano i giovani, ma quelli che pensano come il ministro Profumo. Espresso.repubblica.it dal 17 luglio dà voce alle lamentele per la marea di turisti che invadono Venezia, rendendo impervia la vita degli abitanti. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Se si strombazza che l'Italia e le sue bellezze storiche sono una merce da vendere, allora non ha senso lamentarsi quando i clienti arrivano ad acquistarla. Se proprio si vuole fare seriamente, bisognerebbe estendere i benefici economici a tutti i residenti, facendone attori e figuranti di uno spettacolo allestito proprio per i turisti, senza storcere poi il naso. Ancora di Beppe Grillo sul fattoquotidiano.it del 17 luglio. Un ex esponente del Movimento 5 Stelle, esautorato dal leader Massimo, scrive una lettera aperta al rumoroso capo per contestarlo. Criticare è un segno di circolazione di idee, esattamente il contrario di quanto succede nelle strutture partitiche italiane, in cui la convenienza ha più forza delle idee e non si muove paglia se non lo dice il capo. RaiNews24.it riferisce il 18 luglio delle amorevoli dichiarazioni del calciatore Ibrahimovic che approda presso la nuova società. Da perfetto professionista parla bene del nuovo datore di lavoro e della città in cui lavorerà. Faremmo tutti come lui se il nuovo datore di lavoro gli avesse promesso di dargli tantissimi soldi e senza pagare le tasse. Chi ha dei privilegi raramente accetta di rinunciarvi per un'etica di ridistribuzione delle risorse. Il 19 luglio è l'anniversario dell'attentato a Paolo Borsellino, come ricorda il manifesto.it. Le agende rosse sventolate dai manifestanti sono un simbolo dei segreti che vengono sotterrati insieme agli uomini col senso dello Stato. Chi cerca di scoprire troppe cose trova nello Stato il più temibile nemico. È solo questione di tempo e poi ti abbandona al tuo destino, salvo celebrarti dopo come un eroe. Rossella Urru viene liberata nel tripudio generale e manifesta l'intenzione di lavorare ancora nella cooperazione, come riporta Repubblica.it il 19 luglio. Esiste una logica perversa per cui chi assume comportamenti rischiosi verso la propria vita viene valorizzato e a volte diventa eroico. Ma i comportamenti che tendono a mettere a rischio la propria incolumità, nella normalità, come vengono giudicati?